Più o meno quello che è stato fatto negli ultimi 20 anni, 30 anni in Italia con il dibattito politico sia più o meno il contrario di quello che sia necessario fare. E chiarisco, ha ragione, troppe regole uccidono. La Chiesa Cattolica ha 10 comandamenti e nell'interpretazione che ne dà 2 sono superflui, perché ne basterebbero 8, perché il 9 e il 10 sono già assorbiti da non rubare e non commettere atti impuri, visto che si pecca anche in pensieri. Di desiderare già come avevano fatto. Dovrebbero bastare 8 comandamenti, quindi invece di codici altissimi, cose di questo genere. Ma in un mondo complesso posso capire che le regole non possono più essere soltanto così semplici. Tuttavia, noi abbiamo un numero di regole eccessive, abbiamo un numero di leggi eccessive. Ma allora proviamo a vedere qual è stato il dibattito sulle riforme. Cioè, in questo paese tutti parlano di riforme, per lo più a vanvera. Con alcuni temi costanti, i tre grandi temi di riforma di cui si sente parlare da 30 anni in questo paese sono il presidenzialismo nella versione ora più recente del rafforzamento dei poteri del primo ministro, l'abolizione del bicameralismo perfetto e il federalismo. Allora, esaminiamo. In un sistema di premierato il primo ministro intanto può fare il primo ministro in quanto abbia la maggioranza in Parlamento, perché se non ha la fiducia delle Camere non può fare il primo ministro. Ma se ce l'ha, vuol dire che è anche il capo della maggioranza parlamentare. Quindi vuol dire che assomma in sé il potere esecutivo e il potere legislativo. Non ha pochi poteri, ne ha troppi. I governi in Italia erano deboli non perché la Costituzione dia pochi poteri al primo ministro, ma perché i partiti controllavano il governo. Vi ricordate quando si sentì a parlare di delegazione del tal partito al governo, come se fosse una potenza straniera che era rappresentata nel governo della Repubblica? E ma è che allora, se dobbiamo mantenere la tradizionale separazione dei poteri, bisogna tenere ben distinto l'esecutivo dal legislativo, come avviene in America, dove il povero Obama non ha bisogno della fiducia ma deve negoziare con ogni singolo parlamentare l'approvazione della sua riforma sanitaria, se no, siccome la maggioranza contraria, non gliela vota. Quindi una prima sciocchezza quella di rafforzare i poteri del primo ministro. Secondo, l'abolizione del bicameralismo perfetto. Adesso il Senato non più elettivo, che non si pronuncia. Dice perché si perde un sacco di tempo con le due Camere che devono con le leggi, come se il problema dell'Italia fosse di avere poche leggi. Il problema dell'Italia è averne troppe, io ne metterei 10 di Camere, così non ne fanno più. Terzo, il federalismo. Qui l'ha già detto il procuratore generale, la regione che in Italia ha il massimo di autonomia fin da prima della Costituzione della Repubblica è la Sicilia, con i brillanti risultati che sono sotto gli occhi di tutti. Mi chiedo, la Sicilia ha bisogno di maggiore autonomia o ha bisogno di funzionari magari presi dal Brennero o di lingua tedesca, così non capiscono le minacce e mandati a Palermo? Ma questo è esattamente il contrario del federalismo. Questo è il più bieco centralismo. Allora, forse i problemi dell'Italia sono radicalmente diversi da quelli oggetto del dibattito politico. Allora dobbiamo chiederci perché. E dobbiamo soprattutto chiederci perché i cittadini da 30 anni si sentono ripetere questa cosa e non si sono ancora arrabbiati. Perché dovrebbero vederlo loro che la realtà è del tutto diversa da quella che gli si rappresenta nel dibattito politico. Perché se Calderoli, quando faceva il ministro della semplificazione, bruciava decine di migliaia di leggi, qualche volta bruciava anche le leggi sbagliate, sopprimendo una città e poi bisogna correre a fare una modifica normativa per rimetterla in piedi perché la città era stata cancellata, forse il problema non è il bicameralismo, forse il problema non è il Senato, forse il problema non sono neanche le province, visto che tra l'altro i principali centri di sperpero sono le regioni e non le province. Forse il problema sono le regioni, se mai, che hanno selezionato una classe politica ancora più ladra di quella nazionale. Però nessuno di questo parla. Allora, qui il problema diventa di cittadinanza attiva, di essere attenti e critici rispetto alle cose che ci raccontano. È faticoso. Però, alla fine, questo è tuttora un paese in cui, alla fine, la base è democratica. Il cosiddetto Parlamento degli Inquisiti, quello che c'era tra il 92 e il 94, è quello che ha abolito l'autorizzazione a procedere. Non l'hanno abolita perché erano diventati buoni, l'hanno abolita perché i cittadini italiani erano furiosi. Quando l'opinione pubblica è indignata, sono costretti a tenerne conto. Hanno fatto la legge sedicente anticorruzione, ma l'hanno fatta perché la gente era furiosa. Quindi il rimedio principale sta nell'indignarsi. Una volta ho detto queste cose in un dibattito con il professor Heinrichs, bravo costituzionalista, scrive frequentemente il Corriere della Sera, che mi ha fatto questa obiezione, dice lei ha ragione, ma l'indignazione è come la tensione erotica, è difficile tenerla alta a lungo. È vero.
però devo anche dire che ne combinano talmente tante che è come se ogni giorno ci somministrassero